Buongiorno, questo è il mio ultimo giorno a Milano, sto per scendere e questo è quello che ho messo, scarpe comode, però sempre con un po' di rialzo, non mi trovo con le suole completamente basse. Gli occhiali perché, bah, si sa mai, magari esce un po' di sole. Alla fine ho rimesso queste scarpe. Dicevo, comunque sono molto molto più calde, quindi in una giornata fredda come questa, decisamente meglio queste. Adesso sono andando a fare un giro, spero di riuscire a fare tutto. Questo è il mio ultimo giorno qui a Milano, quindi non posso non ritornare al Giappo per pranzo. Io fortunatamente prendo poco pesce crudo, quindi insomma lo posso pure mangiare un po' più spesso, se così è. Poi questo ristorante nel quale vado è veramente di buona qualità, tutto buonissimo, fresco, mi piace tantissimo. Scusate se continuo a tirare sul naso, ma sono un po' raffreddata. Ora che mi trovo vi faccio vedere anche questa tinta. Alla fine sono ritornata al VS e ho acquistato un'altra tinta di Make Up Revolution. Questa è una colorazione che mi piace tantissimo e ve la consiglio vivamente. Adesso vi faccio vedere. Si tratta sempre di quel kit matita e tinta labbra. Adesso lo faccio vedere da vicino. Questa è la colorazione Nob. Allora, è questo qui, Retro Luxe Matte Lip Kit, e questi prezzo pieno vengono 7 euro circa, sì, si è sporcato, e la colorazione è appunto questa, Nob, bellissima, questa qui che è appunto sulle labbra, un po' cappuccino. Sono scesa molto tardi perché ho preparato intanto la valigia, appunto domani parto e poi mi sono detta scendo, vado prima a pranzo appunto al Giappo e poi vado a fare tutti gli altri servizi che mi rimangono da fare, in quali appunto andare a cercare qualche regalino. Quest'anno solo pensierini. Ho portato anche gli occhiali perché da fuori si vedeva uno spiraglio di possibilità che potesse uscire un po' di sole. Adesso vi faccio vedere com'è il tempo. Ecco qui. Quindi sono un po' di nuvole, però c'è un po' di cielo azzurro che promette molto 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 bene. Signori piccioni, allontanatevi da me. Stasera quando rientrerò a casa devo assolutamente mettermi ad organizzare un po' gli esami, i giorni che deciderò di dargli. E prima lo faccio e prima appunto mi rendo conto della mole di studio che ho da affrontare, perché ancora non ne ho idea, ancora non sono entrata in quel mood sessione invernale, ma devo sbrigarmi quanto prima perché il tempo stringe veramente tantissimo. Gennaio è qui, chiamiamolo che è arrivato. Febbraio altrettanto, però non so se la mia facoltà farà anche gli esami a marzo. Dovrò informarmi, quindi stasera sarà dedicata principalmente a tutto questo fare. Quindi oggi giornata ancora un po' a spasso tra varie commissioni, pranzo fuori, e stasera appunto mi dedicherò al dovere. Milano mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto, ragazzi. Pensare che il mio fidanzato avrebbe potuto scegliere come destinazione finale anche Milano, forse non mi sarebbe dispiaciuto. Beh, è vero che Roma è il mio primo amore, però forse non mi sarebbe dispiaciuto neanche Milano. Insomma, scegliere, ci siamo detti, vabbè, Roma è un po' vicino anche a Napoli, quindi è stata la sua prima scelta e poi dove lui abita. Però Milano, vi dirò, non mi sarebbe proprio dispiaciuta perché mi piace tantissimo. Ogni volta che ci vengo mi convinco sempre di più che sia una città stupenda. La cosa che più di tutte mi piace è il fatto che, non lo so, c'è un certo ordine che Napoli e Roma non hanno. E non è un difetto, neanche un pregio, però non mi dispiace questa cosa. C'è un ordine che ogni tanto farebbe bene. A volte io mi lamento molto del disordine, del fatto che le persone stiano sempre lì tutte nervose, a suonare clacson. Io sono la prima che purtroppo, non si dovrebbe fare perché è una cosa molto incivile, però a volte ci sono le persone che non rispettano le regole della strada e quindi appunto in paese devo bussare perché vedo uscire una macchina in tutta velocità da un incrocio, mentre io sono in velocità, ovviamente passando per la precedenza, per così dire. Mentre mi cammino verso il ristorante, vi dico questa, ho avuto modo di notare questi piacevoli pregi.
L'unico difetto che gli troverei probabilmente è il fatto che faccia troppo freddo. Sono di nuovo qua. Sono passata qui all'OVS ad acquistare qualche maschera purificante perché ho una pelle disastrata in questi giorni da brufoli, quindi proviamo qualche maschera. Mi ispirava tantissimo anche questa crema specifico per pori dilatati, dei quali soffro, e non so se provarla, adesso vedo un po'. Gli ingredienti sono perfetti. Sono da poco rientrata a casa, ho acquistato un pantalone che cercavo da tempo, l'ho trovato in un negozio su Via Torino e è fatto così, praticamente è venuto soltanto 10 euro, è fatto in questo modo, tipo vellutino e poi scende largo in questo modo. Lo adoro, lo stavo cercando da tempo e così, fatto in questo modo. Ho preso un'altra magliettina troppo carina e fatta così, adesso ve la faccio vedere. Ve la dovrei far vedere indossata perché si capirebbe molto di più, decisamente. Comunque fatta così, va un pochino più corta e fatta così, con pois ed è di un verde, non si capirà mai. Ma è troppo caruccia anche questa qui, venuta anche questa proprio poco. Neanche 10 euro, 9,90 euro, una bomba. E poi questa qui, presa apposta da mettere sopra questo pantalone che avrò intenzione di mettere nei giorni di festa, adesso non so se a Natale o comunque l'ultimo dell'anno, però sì, da mettere proprio sopra questo pantalone. Mi piace tantissimo l'effetto che fa, è tipo top crop e l'ho preso proprio apposta per questo pantalone e sì, mi piace tantissimo. Ovviamente la indosserò anche sui jeans e su altri pantaloni, però sì, l'avevo pensata apposta proprio perché stavo cercando qualcosa per le feste e trovando il pantalone che smetto lo zoom, perché stavo cercando da un po', visto anche questa qui, mi sono detta è perfetta, casca proprio a pennello, è troppo troppo bellina, troppo caruccia. Devo mettere le ultimissime cose in valigia, però vi voglio far vedere, sono riuscita a trovare da... non mi ricordo, aspetta, sono riuscita a trovare da Ticotà qui a Milano un acqua e sapone, diciamo, questa colorazione di Maybelline Super Stay Matte Ink, la numero 50 Voyager, la stavo cercando da una vita. L'ho trovata e poi la provo e vi faccio vedere com'è, come viene addosso. Comunque adesso non è che si veda più di tanto, direi fortunatamente, ma sono pienissima di brufoli in ogni dove, cioè veramente ovunque ho pelle, lì ci sono brufoli a non finire. Vabbè, comunque
Ecco qui, mi sono fermata da OVS per fare un giretto, perché sono stata veramente tanto in giro in questi giorni, però in particolare nel pomeriggio sono passata da OVS, mi sono detta voglio assolutamente farmi uno scrub, perché vi ripeto ho una pelle veramente disastrata, adesso non si direbbe ma perché c'è la luce artificiale. Ma è piuttosto disastrata, e, o meglio, non è come ce l'avevo fino a 3-4 giorni fa, a parte un solo brufoletto, adesso sono piena, però vabbè, non fa niente, passeranno, è soltanto il periodo perché ho mangiato veramente tantissima cioccolata e tante schifezzine, varie baste tra cremini, formaggini e così via. Adesso mi faccio uno scrub leggero con un po' di zucchero di canna, olio extravergine di oliva e vedo se mia sorella ha del miele. Mi farò diciamo uno scrub sul viso, leggero, insomma, così, quindi bagnerò la pelle e farò appunto questo scrub con questo zucchero di canna. E poi voglio provare questa maschera che dell'Idea, non lo so come si pronunci, ma è questa marca qui che vi ho fatto vedere più giù nelle clip. E più avanti, no, più indietro nelle clip. Comunque sì, praticamente è bio, quindi ha tutti gli ingredienti naturali, biologici, insomma, e non ci sono né parabeni né tutte queste cosine qua, diciamo, dannose. E quindi dovrebbe essere un'ottima maschera per pelle, insomma, un po' con qualche imperfezione. Comunque si prendono all'OVS. Ci sono appunto delle zone dove hanno tutte queste maschere di varie marche, fatte così sfuse a bustine, queste sono venute 1 euro l'una praticamente. Per provarle ci sta, insomma. Certo, vabbè, 2 euro alla volta, per 2 euro alla volta, tanto vale, ti compri una maschera come si deve una sola volta, però così si ha la possibilità magari di provarne di diverse e scegliere appunto il prodotto che più ti è piaciuto. Io ne avrei volute prendere due, però mi sono detta vabbè, tanto è un periodo momentaneo perché veramente io soffro raramente ormai di brufoli, e a parte una volta al mese appunto, e a parte periodi in cui mi mangio il mondo, tipo questo, e quindi sì, e mi sono rovinata io volutamente la pelle. Dicevo, io sono stata molto consapevole del fatto che dopo questo continuo mangiare cioccolata e male mi sarebbero usciti i brufoli, perché a me è veramente automatico, vi garantisco che è automatico. Ciclo perfetto, e sono un orologio svizzero e so per certo che ogni 28, ok, ogni volta che mangio male o affronto un periodo di forte stress, mi escono brufoli e nei soliti punti. Cioè, non lo so, è una macchina, ho un corpo che è una macchina perfetta perché ha il punto predefinito. Io, cioè, veramente ho i soliti brufoli, sempre nei soliti posti, quindi è fisso, proprio fisso. Passerà, quindi questo è soltanto un momento, appunto, dovuto al ecco, a mangiare male, e quindi mi sono detta ci stanno queste due mascherine, me ne faccio una stasera e una domani sera e vediamo un po' di alleggerire quello che abbiamo combinato, anche se insomma non si fanno miracoli e devo riprendere assolutamente a mangiare meglio. Infatti stamattina per colazione ho mangiato due fette biscottate e del tè, proprio così, veloce. Ok, io adesso vado assolutamente a togliere tutto il casino che ho in mezzo, che ho lasciato in mezzo a mia sorella, ma mi sto preparando appunto la valigia. Avevo già iniziato a prepararla, ma ultimerò adesso con le ultime cose. E a livello di beauty case lascerò fuori soltanto quello che utilizzerò domani, quindi mascara. E vedo, magari metto il rossetto, quello di Maybelline. No, vabbè, devo stare 4 ore nel treno. 4 ore con un rossetto rosso nel treno, che poi devo tornare a casa, quindi insomma. Non è proprio il massimo, però vabbè, fa nulla. Io adesso mi vado appunto a struccare, a spogliare, a terminare queste ultimissime cose. Questo è stato un vlog molto, molto breve, sì, un vlog. E vabbè, fa nulla. Vi aggiornerò con i prossimi video che arriveranno a breve. Io tornerò a casa, ma tornerò a casa del fidanzato, quindi resterò un po' a Roma perché dovrò assistere alla discussione di una mia amica di università. Quindi resterò a Roma per un altro giorno ancora, poi scendo giù e faremo le feste giù da me, a casa mia, del 24 e 25, quindi vigilia e Natale. Cercherò di vloggare magari in quei giorni e
spero di riuscire a registrare prima del Natale qualche altro video perché voglio registrare un make-up per le feste. Non vedo l'ora perché ce l'ho tutto in mente. Nulla, adesso vi saluto, vi mando un bacione e alla prossima.